Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno, buona giornata, carissimi amici. Il Vangelo anche oggi ci viene donato. Gesù si offre a noi come sposo, come compagno, come amico, come fratello, come padre. Lo vogliamo veramente prendere con noi oggi? Chiediamo al Padre, come faceva Gesù, che si rivolgeva al Padre e da lui riceveva questa compassione, questo cuore misericordioso. Ecco, chiediamo che il Padre lo doni anche a noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, soprattutto non abbandonarci alla tentazione di pensare che tu non ci sei durante la nostra giornata, in qualche momento critico, tu ci sei anche lì. Ecco, fa che lo crediamo. Ieri abbiamo visto che il Vangelo si concludeva con il proposito degli avversari di Gesù, i farisei, insieme anche agli erodiani, di trovare il modo per farlo morire. E che cosa aveva fatto finora Gesù? Aveva semplicemente agito per dare vita all'uomo. Aveva offerto se stesso e anche rivelato se stesso come sposo con cui gioire. Aveva anche rivelato che il significato vero della legge è quello di essere stata donata all'uomo per renderlo libero, non schiavo un'altra volta. E poi aveva mostrato di agire con l'onnipotenza del bene, che non si ferma mai perché c'è qualche male che vuole impedirla con la paura. Ecco, allora si è guadagnato come frutto questo proposito di farlo morire da parte degli avversari, ma non è questo che a Gesù fa paura o interessa. Lui continua a seminare. Sentiamo anche oggi dalla voce di Carlo Capo. Vangelo. Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla. Sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora gli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti, avevano guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: Tu sei il figlio di Dio. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù si ritira presso il mare di Galilea e tutte queste persone, avendo sentito parlare di lui, essendo afflitte da qualche male, accorrevano. Gesù si trova di fronte persone folle, provenienti da tutta la Palestina.
dall'estremo sud, da oltre il Giordano, dal nord, da Siro e Tidone, e si Tiro e Sidone. E lui non si sottrae, sì, cerca di non essere schiacciato, chiede ai discepoli di procurare una barca, proprio per non essere schiacciato dalla folla, perché tanti, proprio a livello fisico, lo premevano, lo schiacciavano, si gettavano sopra di lui, su di lui per toccarlo. Proprio Gesù era una fonte, una sorgente di guarigione, di speranza, di vita. Gesù non si sottrae. Potremmo dire che quel fiume di misericordia, di bontà, di tenerezza e di compassione che sgorga dal cuore del Padre viveva in Gesù. E Gesù donava tutta questa compassione, misericordia, tenerezza, lo donava a tutti. Noi cosa facciamo? Non sentiamo anche noi il bisogno nei nostri mali di andare, di accorrere da Gesù? A quel tempo Gesù era lì come uomo e poteva essere incontrato da un migliaio, qualche migliaio di persone. Noi invece abbiamo la grazia di avere Gesù, tutti quanti. Possiamo trovare addirittura la sua presenza vera e reale in ogni tabernacolo, in ogni chiesa. Come mai, a differenza di allora, ben pochi decidono di andare da lui per trovare in lui speranza, guarigione e forza e soprattutto trovare in lui un cuore che ti dà la compassione, la misericordia, la bontà del Padre. Ecco, questo Vangelo dovrebbe scuoterci per farci capire che abbiamo in mezzo a noi colui che ci aiuta non risolvendoci con la bacchetta magica i problemi, ma aiutandoci, vivendo con noi, camminando con noi, proprio vuole essere il nostro sposo nella nostra vita concreta. Ecco, andiamo da lui, come anche lui andava dal Padre, dal quale riceveva questa forza, questo fiume di vita. Ecco, e anche se non possiamo andare in chiesa, sappiamo che Gesù è qui anche in mezzo a noi, accanto a noi, e per entrare in noi ha bisogno soltanto di essere invitato con la fede e con l'amore, e lui viene. Facciamolo proprio con questa preghiera. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi e Ecco con il il tuo tuo spirito. spirito. Per intercessione di Sant'Agnese, vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buona giornata a tutti quanti. Anche da parte mia.
presto, grazie e uniti con Gesù e anche fra noi.